è approdata nel padiglione Amati del Museo del Violino di Cremona la prima opera in prestito per la mostra Pictura Tacitum Poema, Miti e Paesaggi dipinti nelle Domus di Cremona, che sarà inaugurata il 10 febbraio. Si tratta della Bella Addormentata, pregevole coperchio di sarcofago del II secolo d.C., raffigurante una defunta semisdraiata colta nella quiete della morte, secondo la tipologia dell'Arianna Dormiente. Questo oggetto è anche particolarmente interessante perché è frutto di un recupero del Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio in collaborazione con, diciamo, il soggetto omologo americano, perché appunto il coperchio è stato recuperato nel 2015 negli Stati Uniti ed è stato restituito all'Italia e adesso è normalmente conservato nel giardino di Villa d'Este a Tivoli. L'opera, spiega la conservatrice del Museo Archeologico di San Lorenzo, Marina Volonté, è inserita nella sezione della mostra dedicata al mito di Arianna, rappresentato sulle pareti della stanza da letto della Domus del Ninfeo di Piazza Marconi. L'allestimento in corso lascia intuire come Pictura Tacitum Poema valorizzi le storie raccontate sui muri delle ricche residenze cremonesi, esponendo frammenti recuperati, catalogati, in parte restaurati e ove possibile riconnessi. Elementi locali e diversi prestiti per una mostra rivolta a turisti e cittadini. I cremonesi avranno modo veramente di cogliere l'importanza della città in epoca romana, perché appunto abbiamo questi confronti con opere da Roma, da Pompei, quindi dai centri più importanti e più noti del mondo romano. E poi appunto sarà anche un'occasione per vedere qui, per esempio, alcuni affreschi pompeiani e altre opere interessanti. L'esposizione è promossa dal Museo Archeologico del Comune di Cremona, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova. Sarà visitabile dal 10 febbraio al 21 maggio.